È uno dei simboli del basket italiano in carrozzina. Enzo Di Bennardo, classe 1969, sarà un protagonista d'eccezione dei Giochi Olimpici di Londra. In questa estate dei Cinque Cerchi farà parte della nazionale di basket in carrozzina ed avrà così modo di coronare una carriera fantastica che potrebbe arricchirsi di un nuovo titolo. Molto carico, ma diciamo che mancano ancora un po' 2 mesi, quindi c'è la parte intensa della preparazione che è tra luglio e agosto, però molto molto carico e determinato anche perché è un obiettivo che siamo conquistati sul campo con tanta fatica e bello. Dopo vittorie e successi sportivi, l'attuale pivot milita nel club della Fondazione Santa Lucia Roma e non disdegna il rush finale degli allenamenti in vista dell'importante avvenimento sportivo. Non abbiamo mai smesso, abbiamo finito il campionato con la squadra il 17 giugno, abbiamo fatto una settimana di stop proprio fisiologica perché ci voleva, però abbiamo una scheda di lavoro quotidiana dove ci alleniamo 2 volte al giorno e poi venerdì partiamo per Barcellona per un torneo con la nazionale e poi inizieremo la preparazione intensa con tutto il gruppo della nazionale all'Acqua Cetosa a Roma dove c'è proprio la struttura olimpica che ci accoglierà. Originario del comune casertano di San Nicola la Strada, ora vive a Taranto, ma ogni tanto Enzo Di Bennardo torna nella sua città, dove ha sempre motivo di incrociare vecchi amici e familiari. In qualità di sostenitori, alcuni fedelissimi hanno già assicurato la loro presenza anche in terra straniera. Sì, non vivo più purtroppo sul territorio da un po' di anni perché per motivi sportivi sono andato via, però sono sempre rimasto legato alla mia città, ai miei amici che ancora vivono qui e mi sento comunque sempre casertano. Mi fa piacere portare il nome di Caserta a Londra. In gioventù Enzo ha militato nelle giovanili della Juve Caserta. Poco più di 2 metri, dotato di ottimo tiro anche dalla lunga distanza, si era distinto anche in alcuni campionati senior. Poi il terribile incidente di una vigilia di Natale, purtroppo non dimenticata. L'amputazione della gamba destra gli ha cambiato la vita. Diciamo, quella è stata la mia fortuna perché mi ha lasciato l'amore per questo sport che mi ha aiutato a superare anche ovviamente i momenti difficili e ci tengo sempre a ricordare questa storia che Oscar Smith, che ha giocato qui, quando seppe del mio incidente mi venne a trovare in ospedale e mi disse: "Guarda, quando starei bene, adesso non ci pensare, però promettimi che ci proverai a giocare a basket in carrozzina." E poi io, quando ho iniziato a giocare, gli ho mandato una foto con la maglia della nazionale e lui si è ricordato. Il suo approccio alla vita rappresenta un esempio per chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerlo. Più il destino si è accanito su di lui, più lui ha saputo sempre reagire con orgoglio, carattere e grande saggezza. Allora, la vita di un atleta è dura se non si ha voglia di fare l'atleta, ma per ogni atleta penso che la cosa più bella è quella di sudare in palestra, allenarsi per un obiettivo, però ci sono parecchie rinunce, anche sacrifici a livello personale, bisogna avere delle persone pazienti, soprattutto di fianco, che ti aspettano a casa, però penso che l'amore per lo sport, a prescindere che possa essere il basket o qualsiasi altra attività, nel mio caso il basket, è un qualcosa che ti spinge oltre ogni ostacolo, oltre ogni fatica, perché poi la soddisfazione di ottenere un risultato, anche se poi alla fine non è quello che ti aspetti, è impagabile. Con la maglia azzurra, Vincenzo Di Bennardo ha all'attivo un europeo vinto nel 2009, 2 mondiali con un lusinghiero quarto posto nel 2010. Il lungo casertano a 43 anni non fa mistero di sognare. Spera di tornare dal parquet olimpico, magari con una medaglia al collo. Sono molto riconoscente alla mia compagna che molto pazientemente mi segue, mi aspetta. Sicuramente lei ha dei grossi meriti in tutto questo perché è una persona che cerca sempre di tenermi tranquillo. Poi, come tutti gli agonisti, non accettiamo le sconfitte, non ci arrabbiamo spesso perché non accettiamo nessun altro risultato al di fuori della vittoria. Però nello sport si sa, non si può sempre vincere. In ogni caso, io nei miei successi ho fatto diverse dediche a delle persone che sono state importanti per me. Quando ho vinto il campionato europeo in Turchia, l'ho dedicato a mio padre che era mancato qualche mese prima,
come anche lo scudetto che ho vinto nella città dove vivo adesso, che è Taranto. Lo devo dedicato a un mio caro amico che mi aveva iniziato al basket in carrozzina, che purtroppo ha avuto una brutta malattia e non ha potuto più giocare. Infatti io ho continuato a giocare con la sua maglia per far sì che lo scudetto rimanesse con quel numero lì. Però le persone più vicine oggi verranno dei miei amici, dei miei compagni di scuola, che dopo anche 30 anni siamo sempre vicini, ci sentiamo sempre. E queste persone che adesso hanno famiglia hanno già comprato il biglietto per Londra e verranno a vedere le Paralimpiadi. Questa è una cosa che mi fa enormemente piacere, perché le soddisfazioni per un atleta, al di là del risultato sportivo, sono anche vedere il sorriso delle persone che ti sostengono sempre, anche quando le cose non vanno bene. Quindi così. Olimpiadi, sogno di tutti gli sportivi, e di Bennardo ci sarà. Un'esperienza carica di aspettative e di emozioni, occasione anche per riavvolgere il nastro e ripensare alla prima gara della carriera. Io ho fatto parecchie partite, ma ci sono delle situazioni che ricordo molto bene. Il mio esordio in nazionale, ad esempio, è stata una partita in un torneo di Barcellona, dove io ero stato convocato come riserva. L'allenatore non mi voleva far giocare perché faceva altre scelte e per me andava bene così. Lui mi disse, mancavano mi sembra 3 secondi e perdevamo di un punto, lui mi ha detto: entra in campo, prendi l'imbalzo e segna, e se no non ti faccio più giocare. Io sono entrato in campo, la palla, ho segnato, ho fatto fallo e canestro, abbiamo vinto la partita. Quella è una cosa che mi è rimasta qui, mi ha dato l'input per che nel basket non è mai finita fino a quando non sono alla sirena, e poi comunque non bisogna mai mollare. Bisogna sempre crederci fino alla fine. E se io a 43 anni vado a fare la mia prima Paralimpiade, dopo che le ho sfiorate tante nella mia carriera, perché ho fatto 2 mondiali, 4 europei, però le Olimpiadi mi passano sempre davanti. Questo invece è l'ultimo risultato raggiunto. L'ultimo risultato raggiunto, vabbè, lo scudetto con Santa Lucia, che abbiamo vinto quest'anno con la squadra di club. Abbiamo vinto anche la Coppa Italia, la Supercoppa, però senza fare preferenze particolari, il primo scudetto vinto a Taranto perché c'era una partecipazione della città, c'erano 3.000 persone a vedere la partita, c'era una città intera che ci seguiva, perché era anche un motivo di riscatto, per un po' come se fosse Caserta, no? Allora io sentivo molto la vicinanza delle persone, come se fossi ritornato indietro nel tempo, e quella è una cosa che mi ha emozionato parecchio. Ora si va dunque alle Olimpiadi di Londra. Lottare per la medaglia sarà l'unico canestro da centrare. Io mi sento onorato innanzitutto di essere stato convocato qui oggi, perché qualche giorno fa, quando il dottor De Simone mi ha inviato l'invito per venire qui, ho scritto su una pagina Facebook che abbiamo creato noi atleti della nazionale, cioè, è bello sapere che la tua città non ti dimentica mai, e questa cosa mi ha sempre fatto molto piacere, perché nell'arco degli anni il dottor Simone mi ha sempre seguito, lui conosce più cose lui di me che io di me stesso, quindi è un onore per me. Sarebbe bello ricordare gli atleti anche indipendentemente dalle Olimpiadi, sempre. Sì, infatti il dottor De Simone mi ha sempre chiamato a prescindere. Questa è una cosa che mi riempie di gioia, perché comunque vuol dire che c'è attenzione, e non c'è solo attenzione per uno sport, ma per lo sport in generale. Lei a quanti anni ha cominciato? Io ho iniziato a giocare a basket che avevo 4 anni. Ho iniziato qui a Caserta, poi perdevo le giornate nei campetti all'aperto a fare i 3 contro 3, cose d'altri tempi. Poi ho avuto un incidente abbastanza presto, purtroppo, o per fortuna, dipende dai punti di vista. E poi ho iniziato a giocare in carrozzina dopo tutta la trafila ospedaliera a 23 anni, e da lì non ho più smesso. Quindi sono qua oggi. Ecco, noi le facciamo un in bocca al lupo e le chiediamo di lanciare anche un appello ai giovanissimi che magari si avvicinano al basket o comunque a qualsiasi altra disciplina sportiva. Allora, io dico una cosa che ho scritto a degli amici quando ho dovuto salutare la squadra con la quale ho giocato quest'anno. E ho scritto che il basket è una promessa d'amore che facciamo a noi stessi, no? Ogni volta che scendiamo in campo. Quindi quando tu la mattina ti svegli e quella promessa d'amore non ce l'hai più, devi restare a casa. E allora io dico ai ragazzi che bisogna essere innamorati innanzitutto di quello che si fa, ma è una promessa che si fa a se stessi, né a nessun altro. Quando tu
non sei di più di avere quello spirito dentro, allora è il momento di fare altro e non fare più sport.